Ora, sulla IA ci sono moltissime cose da dire, io quindi ho scelto di non dire quelle che trovate un po' dappertutto, le trovate tra l'altro in parte anche su questa pre-produzione che avete. Io vi parlerò della commissione della IA, vi parlerò dell'Egitto, vi parlerò del Libano, vi parlerò di Mariette, vi parlerò forse anche in maniera accennata al rapporto di redditi con i grandi terri europei, e questo incontro si è voluto chiamare i temi conduttori di un capolavoro formale. Vedremo perché i temi conduttori, e come sottotitolo c'è il mondo, perché naturalmente proprio questo, gli anni dopo l'unità d'Italia, è il periodo in cui i Verdi si apre e appunto gli anni italiani si rivolgerà alla Russia, tornerà in Francia con Don Carlo, andrà in Egitto per poi tornare con la scala, ben sapete, con lo tempo, nel 1887. Aida è forse il punto più alto del rapporto di Verdi con il teatro europeo, da tanti punti di vista. Voi pensate che con Aida, in realtà con un'opera contemporanea della Aida, che oggi assolutamente non è conosciuta, di un compositore che si chiamava Antonio Carlos Gomez, compositore di origine brasiliana, che lavorava in Italia, o con Aida e con un'opera di Gomez che si chiama I Guaraní, scritta anche questa nel 1870, il teatro italiano si confronta per la prima volta con uno dei principali trend culturali europei, l'insolvenza, l'idea di raffigurare attraverso la musica delle atmosfere esotiche. Non abbiamo tantissimo tempo per parlare di questo, basta che vi faccio sentire, basterà solo un esempio musicale, basterà l'inizio della seconda scena del primo atto, la grande scena della consacrazione, come la chiamano i corpi. E l'opera 1862, l'Anna Luca,
Nel 63 uscirà un'opera di Bizet, Le Chien de Perle, Le Scatole di Perle, e nel 65 uscirà quello che era considerato un po' veramente il massimo risultato del genere dell'opera, una grande opera di ispirazione sonica, che era L'Africana di Meyerbeer. Tutte opere che Verdi conosceva molto bene, sapete che proprio per realizzare con Carlo Verdi andrà a Parigi e si confronta continuamente, lo aveva già fatto negli anni 50 con i Vespri siciliani. Però in realtà io non voglio parlarvi di queste cose, quindi le sono tolte all'inizio. Voglio parlarvi della sostanza musicale di quest'opera, perché io credo che molti musicisti debbano fare ammenda, molti musicisti debbano chiedere scusa a Verdi. Voi qui avete riportato una frase bellissima, che Verdi scrive, questo non c'è scritto, che scrive a Ferdinand Hiller, uno dei grandi organizzatori musicali, compositori europei, uno dei pochi tedeschi che Verdi stimava senza riserve, e lui gli scrive, Hiller gli chiede il confronto fra Don Carlos e Aida, e Verdi risponde, Don Carlos forse c'è qualche frase, c'è qualche pezzo di un giorno valore, ma l'Aida ha più mordente e più, perdonate la parola, teatralità. Ora, è di moda presso i musicisti, devo dire, è una visione che io condividevo completamente, perché mi è toccato di studiare a fondo la vita, una cosa che voglio veramente ringraziare chi mi ha invitato, perché mi ha dato questa grande opportunità. Direi che tutto sommato la vita è un'opera un po' sopravvalutata, un'opera molto popolare, molto facile, ci sono queste grandi scene corali, trombe, normalmente poi vediamo queste rappresentazioni all'aperto con i cammelli, gli elefanti, i piramidi, i coccodrilli e non so che altro, e certo ci sono dei pezzi molto belli della Aida, ma insomma nell'insieme i punti deboli sono molti. Ecco, devo dire, dopo aver passato diverso tempo contando con questa partitura, invece penso che questo non sia assolutamente vero, anzi penso che proprio questo contrasto sia uno degli elementi su cui Verdi vuole maggiormente costruire la drammaturgia. Mi è stata fatta una piccola intervista per il sito degli Amici di Mascara, se sono avete letta. Una delle domande che mi è stata fatta citava un estratto di una lettera di Verdi. Adesso io questa lettera l'ho portata, ve la leggo. È molto interessante, è una frase famosissima. È la famosa lettera in cui Verdi parla della parola scenica. Poi vedremo cos'è la parola scenica, ma in questa lettera Verdi dice una cosa secondo me straordinaria. Vi leggo tutta la frase. Normalmente uno psicologo si ferma soprattutto sulla prima parte della frase, invece a me quella che interessa di più è la seconda. Verdi dice: quando l'azione lo domanda, io abbandonerei subito ritmo, prima, strofa, farei dei versi sciolti per poter dire chiaramente tutto quello che l'azione esige. In effetti questo Verdi non l'ha mai fatto, ancora fino al falso almeno lavorerà sempre con testi strofici, ma continua dicendo una cosa secondo me importantissima. Purtroppo per il teatro è necessario qualche volta che poeti e compositori abbiano il talento di non fare né poesia né musica. Per il teatro, per le ragioni di dramma, no? Beh, io credo quindi che questa supposta disparità nelle diverse scene della vita invece sia un calcolo preciso da parte di Verdi, per cui io credo che lui lo abbia osservato così poco, dato che è proprio a proposito di quest'opera che Verdi scrive questa frase e mette perfettamente in pratica questa affermazione. Cercheremo un po' di vedere come, cosa succede. Perché nella Aida ovviamente ci sono delle parti che sono molto infatti, delle intere scene sono infatti, lo sapete benissimo qual è lo strumento simbolo della Aida, la tromba. Sapete che Verdi addirittura arrivò a far costruire delle trombe con un taglio particolare per il finale del secondo atto, naturalmente una grande scena trionfale, e fa costruire 6 trombe. Questo è tutto documentato, sono lettere, quindi chiedeva specificamente che le trombe dovessero essere trombe naturali, quindi senza pistoni. Questo costruttore non riuscì a farlo in realtà, quindi mise una sorta di pennacchio sulla tromba, dove non si vedesse il fatto che un pistone c'era.
6 pronomi, 2 tonalità differenti, 2 tonalità che sono naturalmente calcolate e quindi riesce a farle suonare insieme. Ora, il fatto di arrivare al punto di far costruire delle trombe specificamente per quest'opera, secondo me si riflette perfettamente nell'intera costruzione musicale dell'opera. D'altra parte, se voi ci pensate, in qualunque manuale, noi troviamo scritto che l'essenza, il cuore del teatro di Verdi, l'argomento principale che viene sempre affrontato è il conflitto tra le ragioni individuali e le ragioni collettive, il conflitto tra la ragione di Stato e normalmente l'amore. Ecco, la vita è esattamente questo, e forse l'opera in cui nella maniera più pura Verdi riesce a realizzare questo che è una sorta di archetipo del suo teatro, se ne rese conto immediatamente, quando gli arrivò questo apposto. L'argomento della vita mi immediatamente disse: fatto da uno che il teatro lo conosce perfettamente, capì che c'era questa potenzialità accusata di carnerismo. È diventato carneriano, si inferocì ancora 5 anni dopo la prima della vita a scrivere veramente furioso, dicendo: ecco, dopo 35 anni di carriera sono finito a fare l'imitatore. Effettivamente ci sono alcuni temi che ricorrono identificando i personaggi. Il primo di questi è il tema di Aida, è il primissimo tema che noi sentiamo nell'opera, che è la cui comincia l'ouverture. Sentite. Thank you.
persino delle voci, no? Questo è un contrappunto, una scrittura contrappuntistica. Verdi, a parte il Falstaff, che è un caso particolare della sua produzione, tutte le volte che usa il contrappunto, in genere lo fa con un intento un po' denigratorio. Verdi era stato rifiutato dal Conservatorio di Milano perché non conosceva il contrappunto. Quindi si prenderà un rivincita ogni volta mettendo in schermo in qualche modo i personaggi, lui voleva dare un'immagine più negativa, attraverso canoni, fugati, forme e scrittura contrappuntistica. Il sacerdote all'inizio della vita comincia proprio con una scrittura canonica. Beh, questi due temi, molto significativamente, a questo punto vedete il sovrappone, ossia abbiamo i bassi che fanno. Forse possiamo sentire
la traccia 5 di Susanna, è proprio quello che vorrei cercare di dirvi oggi, che in quest'opera la raffinatezza dello stile drammaticio di Verità, che tutti gli elementi del discorso musicale, la parola, quindi non solo il fraseggio, la prosodia, ci sono delle lettere che lui si attende continuamente con questo povero librettista di Slanzoni, che diceva di essere troppo convenzionale, che diceva cambia, deve essere più immediato, deve essere più sanguigno. Il lavoro continuo, questi piccoli frammenti che vengono continuamente elaborati, che non sono mai stati così affidati nella musica di Verdi, neanche nel Ballo in Maschera, lo saranno a questo livello solo nel Fausto, neanche nel Ballo. E l'uso dell'orchestra. E voi pensate che l'uso dell'orchestra è un miracolo, perché Verdi se ne è conquistato veramente nel conto. Il Verdi giovanile, che è un regista molto sanguigno, anche prima, è un regista che usa l'orchestra in maniera piuttosto schematica, decisamente. In questo è già a partire dal Ballo in Maschera, questa diventa un miracolo, è un miracolo. Cioè la possibilità e la capacità di sottolineare la drammaturgia attraverso cambi della strumentazione. Il colore, letteralmente, che diventa il colore, la tinta, sapete come è chiamata questa parola, la tinta drammatica, diventa la tinta strumentale delle varie scene, continuamente sottolinea gli aspetti. E ora, questo passaggio quindi da un piano all'altro, dal piano della sfera privata, di questa sofferentissima sfera del cuore, della mano, sapete, e invece piano pubblico, la guerra, i tipi contro gli egiziani, il senso della patria che era dall'estero del verso l'Egitto, è il la poveretta che è manipolata da tutti quelli che la incontrano, di vedere invece nei confronti degli etiopi. Questo aspetto non è soltanto quello che invoca la costruzione intera dell'opera. Cioè noi abbiamo un primo atto che comincia in maniera pubblica, grande sacerdote, Radames che chiede di essere il condottiero, poi abbiamo una vasta zona in cui siamo nella sfera intima, la romanza di Radames, il terzetto in cui ammette la prima volta lo scemo. Qui la scena è molto più ampia, molto più ampia, ci sarà il famoso inno sul Verdi, che faccio sentire, che lo chiamava una sorta di marsigliese. Padre e d'amante, né profeta possibile né ricordare.
e la riassumisce con una stessa invocazione: lumi pietà del mio soffrire.